Un 2023 importante con quattro opere realizzate grazie ad una programmazione intensa e ricca, ha parlato così il sindaco di Vallefoglia, Palmi Rucchielli, nel corso della consueta analisi di fine anno. Per Vallefoglia è stato un anno storico, riassumo. Le quattro principali questioni: il raddoppio del depuratore a Montecchio per tutti i comuni di questa vallata, di oltre 50.000 abitanti, dal punto di vista igienico, sanitario e dal punto di vista ecologico e ambientale. E due, abbiamo realizzato un nuovo municipio, avevamo diversi uffici sparsi in 4-5 luoghi. Oggi chi viene qui trova tutti i servizi, compresi quelli sanitari, perché sono la casa della salute a fianco al comune. Poi la piazza, una piazza con i giochi d'acqua, importante per la comunità, per le scuole, per i servizi che ruotano attorno al comune e la ciliegina nella torta è il teatro Giovanni Santi, diciamo il secondo teatro, dopo aver rimesso a nuovo il teatro Branca, Sant'Angelo dell'Izzola, che ci consenterà di... E aprire la capitale della cultura italiana a Valle Foglia dal 22 al 28 di gennaio. Le quattro grandi opere lasciano il segno nella storia della città di Valle Foglia e di questa vallata e soprattutto il 2024 che è un anno in cui sono previste tante di quelle cose che eh, diciamo, sono una programmazione almeno decennale per chi verrà perché come si sa a giugno si voterà e quindi lavoriamo con grande impegno, con grande serietà, con grande trasparenza, con spirito di servizio e di abnegazione come abbiamo sempre fatto dall'inizio di questo mandato. Un anno nuovo con tanti nuovi progetti come il raddoppio della piscina di Pian del Bruscolo e il potenziamento della Casa della Salute, ma anche la creazione di otto aule interdisciplinari nella scuola media di Pian del Bruscolo. Proseguirà anche nel 2024 quindi lo sviluppo del comune di Vallefoglia. Quindi un comune che sul piano ecologico, ambientale, della sostenibilità e dello sviluppo è fra i primi comuni in Italia e fra i comuni più. Ecologicamente sostenibili in giro per l'Europa e diciamo un comune che ha assunto una centralità, essendo una città industriale, la terza della provincia di Pesaro Urbino, uno dei poli produttivi più importanti delle marche, che eh, si ha oramai un'idea di una realtà in forte crescita dal punto di vista delle nascite, perché qui nascono, come dico sempre, scherzando, ironizzando i bimbi e le fabbriche come i funghi, oltre 100.000 metri di nuove fabbriche, qui c'è lavoro, c'è... Ci sono tutte le opportunità, tutti i servizi, c'è il problema della casa su cui stiamo lavorando perché le industrie che facevano le attività diciamo, di costruzione delle case sono prevalentemente quelle più grosse e fallite. Quindi c'è un problema di imprese che costruiscono le case perché vengono qui da tutto il mondo, trovano il lavoro, trovano tutti i servizi, ma fanno fatica a trovare la casa. Quindi... Quale sarà invece il futuro del sindaco Palmi Gucchieli? Ma futuro, come ho detto in tutte le salse, io avrei diritto, come tutti gli esseri umani, a riposare e a godermi la vita. Eh, non ci sono ancora regole chiare, non si sa se è consentito dopo il secondo mandato fare in comuni fino a 15.000 abitanti o forse anche di più. Pare che ci sia un'intesa per il terzo mandato fino a 15.000 abitanti si valuterà al momento opportuno quel che serve. Io ho eh, dato tutto quello che potevo dare, tutto quello che ho imparato in questi 40 anni per la mia città, sono molto orgoglioso, molto felice, molto sereno. Sono già sul pezzo eh, con la testa e non solo con un impegno straordinario perché gennaio per noi sarà un mese molto tosto.